Il premio Croce non vuole solo ricordare con affetto il grande storico abruzzese, ma seguire le sue indicazioni sulla complessità e la profondità della ragione che indaga e prende conoscenza come strumento di crescita e di maturità per mantenere un paese nella democrazia e nella razionalità delle scelte sociali e politiche. Per questo il premio ha coinvolto tante scuole del territorio, tanti insegnanti, tanti studenti che attraverso i libri proposti dalla nostra giuria potranno ampliare e approfondire la loro visione del mondo. Noi pensiamo che la cultura non possa essere disgiunta dal PIL di un paese. I romanzi, i saggi, le poesie, l'indagine storica, l'impegno giornalistico costituiscono l'anima del paese e nessuna nazione che si consideri libera e civile può farne a meno. Le due cose non possono essere divise. L'economia ha bisogno della conoscenza, della innovazione, della ricerca, delle competenze e queste vengono dallo studio, dall'approfondimento, dalle ricerche sul passato e dalle previsioni sul futuro. Leggere un libro vuol dire viaggiare nel tempo e nello spazio, vuol dire sviluppare l'immaginazione, che è il motore più importante del nostro corpo. Per questo ci consideriamo parte integrante e necessaria della rinascita del paese in un momento così difficile e doloroso. Un saluto carissimo da Dacia Maraini. Iniziamo con il professor Serriani che, oltre ad essere l'emerito professore universitario di storia della lingua alla Sapienza di Roma, è uno scrittore di saggi sulla lingua italiana e anche di altro. Penso al Verso Giusto, 100 poesie italiane che il professore ha riunito in raccolta, ma anche a leggere, scrivere e argomentare prove ragionate di scrittura che consiglio a tutti i docenti presenti perché può essere utile anche per la preparazione della scrittura dei saggi per l'esame di Stato. La maggior parte dei ragazzi qui presenti, che saluto veramente con grande affetto e mi complimento con loro per questa partecipazione, di ascoltare molto bene, di prendere appunti e di leggere anche questi saggi, perché la poesia e la scrittura sono fondamentali anche per il nostro essere cittadini, come Dacia Maraini ci ha ricordato nel piccolo video che ha voluto regalare a noi. Bene, come sempre accade, c'è bisogno di qualcuno che rompe il ghiaccio. Provo a romperlo io con una domanda al professore. Sentimento della lingua. La parola sentimento, professore, perché la scelta in questo titolo? Grazie, sì, perché sentimento indica la percezione che ciascuno di noi ha della lingua madre e anche il modo in cui questa lingua può usarla. Si dice normalmente che gli italiani non hanno un particolare attaccamento alla lingua. Certo, se guardiamo la passività nei confronti degli anglicismi, paragonata alla ipersensibilità che in proposito hanno i nostri cugini francesi e spagnoli, verrebbe da dire che in fondo della lingua non ce ne importa tanto. Ma se guardiamo anche un'altra faccia della medaglia, cioè i frequenti interventi nei giornali, anche in rete, sul concetto di giusto o sbagliato, vediamo che poi alla fine tutti i parlanti avvertono la lingua come un patrimonio proprio, che viene custodito anche gelosamente, che
che suscita un sentimento, ecco dunque la parola, di appartenenza nel quale ci riconosciamo. E questo è indubbio perché la madrelingua per ciascuno di noi, per ciascun parlante, è il modo che il parlante ha non solo per esprimersi, non solo per comunicare con gli altri, ma persino per organizzare il proprio pensiero. La prima grande esperienza che ciascun essere umano fa, dopo essere venuto al mondo, dopo qualche mese di vita, è quella di articolare il linguaggio, che ha fatto in tempo non ad imparare, ma ad accostare persino nel ventre materno e certamente nei primissimi mesi di vita, quando è ancora nella fase della relazione, come si chiama. Ma come una spugna assorbe tutte le parole che gli adulti, a partire dalla madre, non a caso si parla di madrelingua, pronunciano davanti a lui. Come sappiamo, è fondamentale parlare ai bambini, proprio quando anche sono piccolissimi, anche se danno l'impressione di non poter rispondere, ma in realtà recepiscono quello che si dice loro. E ne fanno tesoro grazie ad un'attività neuronale che è straordinaria. È stato calcolato da neuroscienziati che il numero di neuroni, di anche sinapsi, cioè di collegamenti tra i vari neuroni che ha un bambino di pochi mesi, è molto superiore a quelli di un pediatra che pure lo visita e che mette a frutto tutta la sua professionalità. Coraggio. Cinzia, parlo io al posto di Pistilli. Sì, dai. Allora, innanzitutto consentitemi di salutare tutti, perché io questa mattina non avrei voluto parlare, però visto che Pistilli ha problemi a collegarsi, io dirò due parole soltanto. Saluto Vasto, saluto Casoli, Casteldisangro, li ringrazio tutti quanti a partire dalla preside, e saluto Candela, dico alla professoressa Melchionda, che mi hanno detto che oggi è il compleanno anche del sindaco di Candela, quindi prego di estendere anche questa cosa. Io ci tenevo a intervenire, l'avevo chiesto a Pistilli, per una cosa particolare. La nostra iniziativa di questa mattina è inserita all'interno di Libriamoci. Libriamoci è finito sabato, adesso c'è in corso Io leggo perché, all'interno del quale c'è come premessa fondamentale la donazione di libri a chi li richiede, a chi ne ha bisogno. A noi il Comune di Candela, che tra l'altro è gemellato con Pescasseroli per la transumanza, ci ha chiesto di poter mettere a disposizione dei testi che in questi anni sono stati nel Premio Croce per una piccola biblioteca che stanno realizzando nella scuola e nel comune di Candela. Il comune di Pescasseroli ha accettato benevolmente questa proposta e nei prossimi mesi, d'accordo con la professoressa Melchionda e con il comune di Candela, provvederà anche a estendere questa loro richiesta. Tutto qui, io ringrazio Cinzia D'Altoni, la preside, ringrazio il professor Serianni e andiamo avanti. Bene, apriamo alle domande. Coraggio, ragazzi. Buongiorno, sono Sara Di Franco e sono una studentessa del liceo Patini Liberatore e vorrei farle una domanda in merito al suo libro. Volevo chiederle un'opinione in merito al ruolo che riveste l'insegnante per la formazione dei ragazzi e la realizzazione dei loro obiettivi. E se secondo lei il divario tra istruiti e poco istruiti causato dalle condizioni sociali sta aumentando, scomparendo ai giorni d'oggi? Benissimo, grazie. Allora, Sara pone due quesiti, entrambi molto importanti. Il primo l'ho sfiorato già nel mio intervento di poco fa, parlando dell'importanza dell'insegnante. Approfitto per aggiungere che questa importanza si esprime nella pienezza, soltanto in presenza.
Ormai credo che ci sia un accordo generale a partire dalla comunità scientifica nel considerare una risorsa di necessità, di emergenza, la didattica a distanza, perché non è la stessa cosa guardare i nostri interlocutori in faccia, vederne le reazioni, anche i momenti di stanchezza, di distrazione, e quindi modificare il nostro atteggiamento di insegnanti sulla base di queste reazioni, o parlare di un computer nel quale ci sono, quando ci sono, solo francobolli che riproducono i vari volti. Quindi l'insegnante ha chiaramente un'importanza fondamentale. Purtroppo l'attuale situazione pandemica, che si trascina ormai, sappiamo, da molti mesi, ha finito con l'aggravare le differenze sociali, che sono un problema già presente nella scuola italiana. Infatti, quando si parla di distanziamento sociale, no? Una delle misure igieniche alle quali dobbiamo attenerci, l'espressione non potrebbe essere più infelice, perché il distanziamento sociale c'è già tra chi ha mezzi, ma anche una famiglia che è in grado di seguire i propri figli suggerendo letture, esperienze, facendoli viaggiare, e invece una famiglia che non ha queste possibilità, qualche volta non ha neanche il computer. In alcune aree, per esempio in alcune periferie di grandi città metropolitane, quindi da questo punto di vista l'Abruzzo è privilegiato, perché non ci sono grandi città metropolitane, neanche Pescara ha questo ruolo, però nelle grandi periferie delle città metropolitane, Napoli, ma non solo, ci sono condizioni di degrado che vengono ad essere drammaticamente accentuate, perché molti ragazzi che già ora non frequentano regolarmente ricevono fatalmente un incentivo a frequentare sempre di meno in questa situazione. Ma vorrei raccontarti un esempio del problema che una professoressa, questa volta siamo a Roma in un liceo scientifico, mi ha raccontato. C'è una lezione di matematica, ovviamente a distanza, che dura 2 ore. Il docente fa nella prima ora l'appello, nella seconda ora, all'inizio della seconda ora, fa nuovamente l'appello. E un ragazzo che c'era nella prima ora non risulta presente. Passano i minuti, a un certo punto, evidentemente questo ragazzo era stato informato con un SMS da qualche compagno, questo ragazzo si fa vivo e dice: ah, scusi professore, ero uscito con mio padre. Ma insomma, se uno va a scuola non esce col papà o con chiunque sia, quindi oltre al fatto che ci si può distrarre perché qualche volta si oscura la telecamera e quindi uno continua a fare quello che vuole, c'è purtroppo, mi dispiace dirlo, anche qualche volta una scarsa coscienza, una scarsa consapevolezza dei genitori, che non si rendono conto che un'ora anche a distanza ha la stessa dignità, la stessa efficacia di un'ora in presenza. Stiamo parlando, notate, di matematica, che è una materia importante dovunque, poi centrale in un liceo scientifico. Ecco, allora tutti questi inconvenienti purtroppo ci sono, non possiamo che augurarci che si possa ritornare il prima possibile, naturalmente dipende tutto dal parere dei medici, però che non si possa che tornare il prima possibile alle lezioni in presenza. Buongiorno di nuovo, saluto al professor Serianni, del quale ho avuto l'onore di essere allieva e che mi ha veramente offerto la possibilità di amare profondamente la lingua e Dante in particolare, come i miei ragazzi che sono collegati sanno bene, e se anche riuscisse a trasferire a loro un decimo di quello che lei ha trasferito a me sarebbe moltissimo. Domani è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Lei, da dantista sopraffino e straordinario qual è,
converrà con me che la preghiera di San Bernardo alla Vergine è una delle cose più belle che siano mai state scritte. E credo che non ci sia canto più edificante per una donna che raccoglie tutte le virtù che si possano immaginare nella figura rappresentativa più alta. Lei oggi ha fatto dei discorsi che evocano Dante, che evocano la storia della lingua, che evocano la questione della lingua, perché forse non è mai terminata la questione della lingua. Ma la lingua, come lei ben fa comprendere nel testo, è educazione alla civiltà, è non solo identità, ma educazione alla civiltà, e quindi è fondamentale per noi, ma anche per i nostri ragazzi che sono in crescita e quindi sono materiale meraviglioso, plasma verso il quale abbiamo una grande responsabilità. E credo che sia da inculcare in loro, nelle donne in particolare, nelle ragazze, l'amore per se stesse. Volersi bene significa andare contro ogni forma di violenza, così come ai maschietti e ai loro compagni, ai ragazzi che prendiamo piccoli e che diventano uomini nelle nostre, negli anni che trascorriamo con loro, bisogna insegnare loro il rispetto per le donne. Credo che lo studio, la cultura e la lingua siano uno strumento straordinario e ineguagliabile perché tutto questo avvenga. Ringrazio lei e ringrazio tutti e ringrazio la mia cara preside D'Altorio. Professoressa, grazie. Se posso solo una parola, ringraziare la professoressa dell'Ercole, delle sue parole, anche della citazione di Dante, che mi sembra opportuno alle soglie del famoso 2021. E condivido il giudizio sulla canzone alla Vergine, aggiungo anche il fatto che nel corso del suo viaggio ultraterreno la figura di Beatrice, da donna amata, sia pure angelicata, diventa una figura di spessore teologico, anche se fino alla fine, quasi alla fine, Beatrice resta pur sempre la donna amata da Dante. Quando nel Purgatorio, trentesimo canto, Virgilio scompare, immediatamente prima che Virgilio scompaia appare Beatrice e Dante si rivolge, dice il poeta, come un fantolino, come un bimbetto si rivolge a mamma dicendo: conosco i segni dell'antica fiamma, che è un verso virgiliano riadattato per l'occasione. L'antica fiamma, fiamma è rimasto anche nel nostro uso per indicare appunto un innamoramento, soprattutto in riferimento al passato. Quindi grazie di questo riferimento e ora appunto probabilmente siamo arrivati alla fine, quindi la preside D'Altorio immagino chiuderà l'incontro, che per me è stato molto piacevole, quindi grazie a tutti gli intervenuti. Ringrazio il professore, ma credo di farlo con il cuore a nome di tutte le scuole partecipanti. La parola che ha iniziato questo incontro è stata la parola sentimento, e sentimento è la parola con cui vorrei concludere, lasciando questo messaggio agli studenti con un verso di Alda Merini: i sentimenti non hanno età, non hanno sesso, ma desiderio di vita, desiderio di amore e soprattutto di felicità. Alda Merini, un abbraccio a tutti e a presto per nuovi sviluppi di questa giornata che è stata sicuramente, resta nel cuore di tutti noi. Buona giornata a tutti. Grazie a te, Cinzia.